confronti della pubblica amministrazione che non gli paga i lavori che ha fatto e non glieli paga da anni. E poi ha Equitalia alle calcagna che gli chiede le tasse. Allora noi abbiamo fatto una cosa molto semplice. Davide Crippa scrive questa proposta che passa e scrive: tutte le imprese che hanno crediti verso la pubblica amministrazione gli si sospendono le cartelle esattoriali di Equitalia in modo tale che gli si dà il respiro finché lo Stato non paga. Lo Stato non ti paga, non può chiederti i soldi. Era questo il meccanismo. E lo ha fatto un imprenditore giovanissimo che alla fine non c'entrava niente con quegli ambienti. Se questa legge si fosse fatta 5 anni fa, quanti imprenditori avremmo salvato che si sono suicidati perché strozzati dal meccanismo Stato non paga, Stato chiede soldi? E questo lo abbiamo fatto noi, non lo hanno fatto gli scienziati, non lo hanno fatto i bocconiani, non lo hanno fatto persone di elevata esperienza o elevata personalità accademica, tutti questi accademici che ci spacciano per grandi professori. Li abbiamo visti col governo Monti cosa hanno prodotto, i bocconiani al governo. L'abbiamo vista la Fornero cosa ha prodotto in questi anni. Ha fatto un calcolo e ha detto: queste sono le entrate, queste sono le uscite, tagliamo qui, e fuori 1 milione di vite che non gliene fregava un cavolo di che cosa stessero facendo. Allora, io perché vi racconto tutto questo? Vi racconto tutto questo perché noi questi risultati non è che li stiamo ottenendo facilmente, li stiamo ottenendo con un meccanismo molto semplice. Noi abbiamo scoperto come funzionano i regolamenti della Camera dei Deputati dopo 3 mesi, perché ce li siamo studiati. Probabilmente le opposizioni degli ultimi 20 anni non se li erano studiati, oppure non volevano scoprire cosa ci fosse. E lì dentro abbiamo scoperto i meccanismi per far stare anche una settimana di notte e giorno in aula questi signori qua, se non otteniamo qualcosa che vogliamo. E così ogni volta che i miei colleghi che vi ho raccontato presentavano queste proposte, ogni volta noi li cominciavamo a tenere una notte lì dentro, a discutere, a parlare la seconda notte. Ora, siccome noi siamo più giovani, la prestanza fisica è sicuramente un valore aggiunto per noi, e così alla terza notte venivano da noi e ci dicevano: che volete, non ce la facciamo più. E il che volete in questi anni, in questi mesi, non è stato dammi un CDA lì, o facciamo l'accordo in quella regione, o facciamo l'accordo in quel comune, o dammi questo posto di lavoro. Il che volete sono state queste proposte qui, sono state proposte che probabilmente forse arrivano tardi, ma sono almeno il modo per ricominciare, per far respirare gli imprenditori italiani, per far respirare i soldi pubblici e i costi pubblici. La cosa dei fitti d'oro che vi ho detto vale 12 miliardi di euro in tutta Italia, non stiamo parlando solo dei 500 milioni di euro della Camera. Stiamo parlando di un giro d'affari che da domani, che dalla settimana prossima, i nostri meetup saranno chiamati tutti a fare una cosa, a scrivere 2 righe, inviarle al comune e dire: in base alla norma approvata, che è quella di Fraccaro, avete l'obbligo o la possibilità di recedere dal contratto eccessivamente oneroso. Tutte le amministrazioni hanno contratti in essere di fitto con i palazzinari della regione o della provincia per farli stare bene, per dargli soldi. Se non recederanno entro 30 giorni, noi faremo un esposto alla Corte dei Conti e li facciamo avere a che fare direttamente con la giustizia. E come sempre queste cose le stiamo facendo noi, nessuno l'aveva fatto prima. E perché vi stavo raccontando il fatto di farli stare delle notti in aula? Perché noi con questa storia dello ostruzionismo, noi lo chiamiamo costruzionismo, noi riusciamo ad ottenere dei risultati. Voi ve li ricordate quelli del PD nella passata legislatura che sbraitavano contro Berlusconi per le leggi ad personam? Quante volte è stato utilizzato questo strumento nella passata legislatura? Mai, mai, mai. Queste erano le opposizioni di Berlusconi, le opposizioni che dovevano combattere nei talk show contro le leggi ad personam di Berlusconi, ma si facevano gli accordi in aula. Questa è la verità, perché ci sono tutti gli strumenti per bloccarli. L'avete visto con i 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, ci sono riusciti a farlo passare, ma hanno utilizzato uno strumento fuori dal regolamento, che era la ghigliottina che ha dovuto mettere la Boldrini, perché mancavano 4 ore per far decadere il decreto, 4 ore, noi avevamo ancora 21 ore di discussione, e hanno fatto il più grande trasferimento di soldi pubblici alle banche e alle assicurazioni che si sia mai fatto nella storia di questo paese. L'hanno fatto grazie ad uno strumento fuori dal regolamento. Noi lo stavamo rispettando il regolamento, loro no, l'hanno dovuto forzare per far passare i soldi alle banche, e non c'era una norma in quel decreto che dicesse: va bene,
Noi ricapitalizziamo le azioni di Banca Italia, quindi vi diamo dei dividendi a voi banche, però voi vi impegnate a trasferire questi soldi con il credito alle imprese. Questo io l'avrei votato, avrei detto ricapitalizziamo Banca Italia e i soldi che prendono le banche lo danno come credito alle piccole e medie imprese italiane. Va bene, non c'era questa norma lì dentro. Questo significa che i soldi se li tengono in pancia le banche e continuano a tenere chiusi i rubinetti. Ci saranno commercianti e imprenditori qui in mezzo che sanno bene qual è la situazione delle banche italiane. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un movimento che vi ha detto una cosa in campagna elettorale e lo sta facendo, vi aveva detto che restituiva i soldi e lo stiamo restituendo. Chi non li restituisce se ne va a calci nel culo, scusatemi tanto, perché qua c'è un paese che sta morendo, e a me non me ne frega niente di fare le correnti della Democrazia Cristiana all'interno del partito, mascherate come correnti ideologiche, ma sono correnti di opportunismo economico e di potere, perché lo sappiamo bene, questo non è un movimento perfetto. Noi abbiamo 2-3 regole: devi restituire metà del tuo stipendio. Questi qua non lo vedranno mai come consiglieri comunali, se diventeranno sindaci e assessori sì, avete un'altra opportunità, quella di vedere realizzato il primo punto del programma che voterete il giorno dopo, perché vedrete i vostri il sindaco del Movimento 5 Stelle restituire metà del suo stipendio. Queste persone, noi avevamo detto che restituivamo tutti i soldi dei rimborsi elettorali, non li abbiamo mai toccati, 42 milioni di euro, ve l'ho già detto, guardate come siamo ridotti, ci serviva sicuramente qualche soldo, ma non è questo il punto. Voi nel 93 avete votato un referendum che diceva che i rimborsi, il finanziamento pubblico ai partiti non dovesse andare più, loro se lo stanno ancora prendendo, gli hanno cambiato nome ancora una volta e se li prenderanno fino al 2018 nel vecchio modo, e poi si chiamerà 2 per 1000, che sempre soldi pubblici sono. Noi non li stiamo prendendo. Un'altra regola era molto semplice: ti devi candidare se sei residente, se non sei residente non conosci i problemi del territorio, che ti vieni a candidare a fare? Lo vedrete nelle prossime comunali, lo vedrete quanti zero usciranno. Andatevi a vedere i risultati nelle liste, ci sono gli zero, quelle gente che non ha neanche il suo voto è stata messa in lista, perché se non lo mettevano in lista la lista non riusciva a presentarsi, e poi ci sono i RAS di voti in cima che prendono 200 e 300 voti. Era anche questo che si voleva evitare con questa regola che cercavano di darsi, ma ovviamente si deve essere tutto d'accordo, ma se non si è d'accordo non è un problema, perché io mi fido di tutte le persone che stanno in questo movimento, hanno tutto da perdersi. Terzo, devi fare massimo 2 mandati, io il mio primo l'ho quasi finito, perché se cade la legislatura tra un anno, lo spero il prima possibile, perché non si è capito perché sono 3 governi che formano governi che non vengono fuori dai risultati elettorali e dei partiti che abbiamo votato, delle forze politiche che avevano detto di mettersi insieme. Bene, questa regola è molto semplice: 2 mandati, non devi fare il politico di professione, devi smetterla di pensare a farti rieleggere il giorno dopo che sei stato eletto, perché sennò cominci a pensare a come fare voti, a metterli insieme, e non pensi più a quale era il programma elettorale che avevi portato avanti. Hanno sempre fatto così qui, no? C'erano dei programmi bellissimi, ma il giorno dopo il loro problema era farsi rieleggere. Allora qual è la cosa più semplice? È chiaro che realizzare un programma è una cosa difficilissima, la più difficile. La cosa più semplice è che io utilizzo il mio potere per aiutare una parte, per fare gli interessi di una parte, e quelli mi sono riconoscenti con dei voti. Ma il meccanismo si inceppa se tu non pensi più che ti devi far rieleggere in eterno, che devi fare la carriera politica, e così il mio primo mandato finisce appena cade questa legislatura e ne ho soltanto un altro. E noi abbiamo cacciato gente fuori dal movimento che si voleva ricandidare per la terza volta alle nazionali dopo che aveva fatto 2 volte il consigliere comunale e il consigliere regionale. Era un consigliere regionale dell'Emilia Romagna che si era messo in testa che era uno statista, che si era messo in testa che era indispensabile. In questo movimento nessuno è indispensabile, nessuno. Mettiamocelo in testa, nessuno, perché il più grande problema di questo paese è stata la classe politica che ha deciso per se stessa di essere indispensabile, e così abbiamo gente che fa parte del Parlamento da 15 anni, gente che fa parte del Consiglio Comunale a vita natural durante, abbiamo gente che fa questo da una vita. E io che speranze ha un ragazzo che non ha messo, un cittadino qualsiasi, che non ha messo montagne di soldi, non ha messo montagne di clientele nel battersi con uno che sta da 20 anni lì dentro che fa solo questo? Nessuna. E noi abbiamo questa regola perché è il mio faro, io vi posso assicurare che vale più... Sì, bevo un attimo.
Io vi posso assicurare che vale più questa regola, io la provo sulla mia pelle, del fatto dei soldi. Io sul conto corrente, io il conto corrente non lo guardo mai, restituisco la metà, facciamo un conto, ce lo fa il commercialista e ridiamo indietro al fondo per le piccole e medie imprese. Ma mi ricordo benissimo invece che questo è il mio primo mandato e ne ho solo un altro, e quindi ho solo un'occasione sostanzialmente per provare a cambiare le cose in questo paese, e corro insieme ai miei colleghi per cercare di fare qualcosa di buono per questo paese, perché poi alla fine il conto arriverà il vostro conto, e mi direte se io ho fatto bene nei due mandati o non ho fatto bene, e poi dovrò passare il testimone ad uno che magari è più entusiasta di me, perché dopo due mandati lì dentro hai perso anche un po' di verve, un po' di coraggio, un po' di entusiasmo, lo perdi lì dentro. Queste sono le regole che ci siamo dati e sono le regole che devono rispettare anche loro, quelli che si stanno proponendo a voi. Allora, avete un comune che per 28 anni è stato governato dai commissari prefettizi, che sono i sindaci in sostanza. Molto spesso durante il mandato dei commissari prefettizi succedono cose che nessuno riesce a vedere bene, a studiare bene, succedono delle cose un po' oscure. E invece avete una forza politica che non c'entra niente con tutto quello che è successo negli ultimi 28 anni. Avete dei cittadini che non c'entrano niente con tutto il casino che c'è stato su questi territori e che tra l'altro non hanno interesse a fare gli amministratori di condominio. Perché se volevano fare gli amministratori di condominio non si imbarcavano in questa storia, si mettevano in una lista, una delle tantissime liste, venivano da voi e vi dicevano siamo candidati indipendenti, questa presa per i fondelli del candidato indipendente che porta voti però ai dipendenti dei partiti, e vi diceva io ci voglio provare un posto solo io. Questa è un'altra idea, l'idea di andare da soli, presentarsi da soli alle elezioni con una lista e provare a sfondare, come abbiamo sfondato a Pomezia, a Ragusa. Io cito Parma, ma ci sono altri comuni che stanno peggio di noi, dove abbiamo vinto, a Pomezia, dove c'è Fabio Fucci, uno che ha fatto il consigliere comunale nostro per 2 anni, poi la giunta è stata sciolta per infiltrazione camorristica e lui si è candidato sindaco, a Pomezia, infiltrazione camorristica, lui si è candidato sindaco, è andato al ballottaggio e ha vinto contro quello uscente, quello sciolto per infiltrazione camorristica, e il giorno dopo ha fatto una cosa che poteva fare solo perché non si è alleato con nessuno, è andato a sgomberare il mercato delle bancarelle clientelari che c'erano sul lungomare e che riguardavano tutto uno scambio di voti tra i RAS delle bancarelle, così si facevano voti lì. Il giorno in cui è andato a farlo con i vigili urbani, il sindaco che aveva perso contro di lui, il candidato sindaco, lo ha picchiato, è stato condannato per direttissima ad 1 anno di galera perché l'ha aggredito. I nostri ragazzi, i nostri candidati sindaco, i nostri sindaci a Ragusa, ieri hanno fatto il banco alimentare a Ragusa, la prima iniziativa del comune di Ragusa per aiutare dei cittadini in difficoltà, il banco alimentare, tutti i supermercati che vogliono donare qualcosa lo donano, i cittadini che vogliono donare qualcosa lo donano, e mi diceva il nostro Filippo, mi diceva che abbiamo più roba di quella che serve, sta arrivando un sacco di roba, perché se tu inneschi la solidarietà i cittadini arrivano, gli amministratori dovrebbero fare questo in questo paese, dovrebbero innescare solidarietà tra i cittadini e non dividere i cittadini tra clientele, amici e amici degli amici. Dove abbiamo sfondato da soli, poi siamo liberi di fare quel che cavolo ci pare, se invece ci accordiamo con uno dei tanti, abbiamo le mani legate perché fanno cadere la giunta, ed è proprio la trama della storia di Marigliano, le giunte che cadono ogni 2-3 anni perché saltano gli equilibri di interessi. Allora io vi dico le ultime due cose. C'è un programma, lo potete implementare, ci sono tanti punti interessanti che i nostri sindaci stanno già realizzando nei comuni dove lo abbiamo presentato, altri punti li aggiungerete voi, li aggiungono loro, perché Marigliano ha delle peculiarità che magari non hanno gli altri comuni italiani, quindi saranno aggiunti altri punti. Ma l'obiettivo fondamentale qual è oggi di un'amministrazione pubblica? È far fronte alla crisi che stiamo vivendo, una crisi di lavoro e di disoccupazione. Faccio una differenza, c'è sicuramente da una parte un problema di occupazione, ma c'è anche da un'altra parte un problema che non riusciremo mai a gestire del tutto se non con strumenti alternativi, che è quello della povertà. Noi non possiamo illuderci che daremo posti di lavoro a tutti quanti, anche se inneschiamo un nuovo mercato dell'energia, come lo diciamo noi, e dell'ambiente. Allora dobbiamo fare due cose:
affrontare i problemi che stiamo vivendo. Io assisto 40 aziende come vicepresidente della Camera, non mi competerebbe, ho un ufficio a Montecitorio che dovrebbero starci dentro i burocrati che studiano il regolamento, e invece ci ho distaccato a costo zero dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, gente che magari ha solo una laurea, non è un dirigente, ma è gente che sa bene e ha avuto a che fare con le aziende per 20 anni, stanno lì e io li metto in contatto con le aziende di questo territorio che stanno morendo. Sono stato l'altro ieri in un'azienda, 90 licenziati dall'oggi al domani, tutti cinquantenni, quarantenni e cinquantenni. Allora io non ho solo il problema dell'occupazione giovanile che sto affrontando, in questa regione c'è un problema dell'occupazione dei cinquantenni, che è quello più critico in questo momento, perché un cinquantenne non se lo prende nessuno e gli manca troppo tempo per arrivare alla pensione, ed è un vero dramma per questo territorio. Allora noi faremo due cose. Uno, per i giovani, per i ragazzi, per quelli anche come me, perché io spero di aver prodotto con questo movimento alla fine dei miei due mandati un'Italia migliore dove posso trovare un posto di lavoro dignitoso, tranquillamente, di diritto. Io ho radunato una settimana fa a Roma tutte le più grandi aziende che si stanno occupando di smart city in Europa, con i fondi europei, quelli che abbiamo perso. Ho messo insieme la Microsoft, l'IBM, la Cisco, la Vodafone, le più grandi aziende che si stanno occupando oggi di conversione dei servizi pubblici. Sembra una sciocchezza, ma tutti quanti voi avete dei disservizi, tutti avete una storia personale, una questione personale con un servizio pubblico che non funziona. Bene, che intuizione hanno avuto in Europa? Finanziare chi converte tecnologicamente i servizi pubblici, la sanità, le liste d'attesa, passano per un cellulare, i sistemi di distribuzione dei servizi, della raccolta differenziata, passano per un software, e queste aziende lo stanno facendo e hanno triplicato, quadruplicato il loro fatturato nel giro di pochi anni utilizzando i fondi europei. Io mi sono fatto spiegare dove andare a prendere i fondi europei e quali aziende possono partecipare, e adesso metteremo insieme anche a Marigliano le piccole imprese di ragazzi che stanno lavorando ai software, però li esportano principalmente all'estero, ne conosco tantissime, voi non ne avete mai sentito parlare neanche in televisione, sono ragazzi autodidatti che fanno grafica 3D, che lavorano alle application, lavorano ai software, e questi ragazzi stanno nascosti negli scantinati perché ci hanno detto che appena sono usciti fuori hanno fatto in un anno 1 milione di euro di fatturato, e sono andati a bussargli, hanno detto no, noi qui aggiustiamo computer, però quel milione di fatturato lo esportano per il 70% all'estero, perché qui non c'è mercato. E allora io porterò qui quelle aziende, porterò qui i dirigenti pubblici dei ministeri e spiegheremo ai dirigenti dei comuni come partecipare ai bandi e come prendersi quei soldi che innescheranno un nuovo mercato di conversione dei servizi pubblici e faranno nascere e crescere quelle piccole imprese. Questo significa avere un'idea di città oltre i 5 anni di mandato per costruire qualcosa. E guardate che ci sono comuni dove lo stiamo già facendo. Noi, Parma ha partecipato al bando Smart City, sta già attirando degli investimenti che stanno attirando piccole aziende sui territori, e Parma dice io ho quel locale pubblico che non mi serve, prenditelo, mettiti lì dentro, io ti proteggo con la polizia locale, nel senso che sei sorvegliato, e tu fai il tuo lavoro, e quelle imprese assumono ragazzi del territorio e li assumono e li portano dentro. Questa era l'idea, molto semplice, abbiamo le strade scassate, qual è il metodo? Cercare di dare lavoro non sempre agli stessi, ma creando lavoro dai disservizi che abbiamo. E qui il secondo punto, i cinquantenni. C'è un esperimento che stiamo facendo e sta funzionando, quelle delle cooperative di lavoro. Le cooperative sapete che sono senza scopo di lucro e non abbiamo assolutamente intenzione di utilizzarle per fare clientele, ma la cosa è molto semplice, i comuni hanno, voi sapete bene che a Santa Anastasia per esempio è stato arrestato un sindaco perché ha preso una bustarella di 15.000 euro, beh io l'ho sempre detto, quello è il più fesso di tutti quanti perché non ha capito come si fanno i soldi con i comuni, io l'ho studiato, l'ho visto fare, lo potete vedere voi perché è legale, basta vedere quali sono e quanti sono gli appalti in somma urgenza e trattativa privata di un comune, quelli che non richiedono gare d'appalto, quelli sono il principale strumento di voto di scambio sui nostri territori, somma urgenza e trattativa privata, andateveli a vedere su internet, avete gli albi pretori, potete vedere tutto, lì scoprirete che questi fondi per fare con somma urgenza una piazzetta o con somma urgenza rimpiazzare delle panchine, quale somma urgenza, vengono utilizzati proprio per dare 40.000 euro a uno, 40.000 euro a un altro. Andatevi a vedere la lista di aziende, vedete chi è che sta sempre intorno a loro in campagna elettorale e capirete qual è il meccanismo.